Buongiorno a tutti, benvenuti alla terza edizione di questo torneo Disputa Classica che vede protagonisti e ha visto protagonisti nei giorni scorsi molti studenti dei licei del Piemonte. Diverse squadre si sono incontrate in una giornata preliminare. Siamo contenti perché intanto è il terzo anno, siamo riusciti a farlo questa volta a distanza, non effettivamente nelle aure sedi del circolo dei lettori dell'Accademia delle Scienze, ma in ogni caso lo stesso entusiasmo insomma, ha animato le squadre. Il torneo di disputa classica si inserisce e in questi tre anni è sempre stato inserito dalla fondazione del Circolo dei Lettori all'interno del Festival del Classico, che quest'anno si svolge a Torino nei giorni tra il 29 novembre e il 4 dicembre. Ha riservato in effetti uno spazio speciale a questo torneo. Il progetto è stato realizzato dal Circolo dei Lettori con il sostegno della Regione Piemonte, della Fondazione CRT, in collaborazione appunto con l'Accademia delle Scienze, che ringraziamo per il pensiero, perché ci avrebbe effettivamente accolti in queste giornate, ma che comunque ci sostiene a distanza, diciamo così. Ringraziamo il dibattito Cittadinanza Rete del Piemonte, che in questo caso veramente ci ha sostenuto e ci sostiene con indicazioni, con l'aiuto dei giudici che in questi giorni insomma sono e saranno impegnati insieme a noi e che poi conosceremo. Ringraziamo l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, rappresentato dal direttore, dal dottor Fabrizio Manca, e ringraziamo la dottoressa Serena Caruso Bavisotto, la dottoressa Tecla Riverso, la professoressa Laura Morello, che ci hanno sostenuti, anche loro ci aiutano nella fase dell'organizzazione ogni anno. Ringraziamo la Manifattura Aurora, l'Officina della Scrittura, il Museo del Segno e della Scrittura, saranno presenti, forse riescono ad essere presenti già anche oggi, sicuramente riusciranno ad esserlo il giorno della finale. A loro dobbiamo il premio, appunto una penna Aurora che andrà al vincitore. Altri premi saranno poi dati ai migliori oratori, gli ultimi migliori oratori insomma di questo torneo e alla seconda squadra dalla Fondazione del Circolo dei Lettori. Non sono finiti i ringraziamenti perché intanto tutto si svolge con il patrocinio della città di Torino. Tengo a ringraziare la dirigente del liceo Gioberti, l'ingegner Miriam Pescatore, che ci ha aiutati in questo periodo, sia i ragazzi insomma sono stati da lei sostenuti, sia noi docenti che ci siamo impegnati molto in questo periodo. Un grazie agli studenti, sia ai partecipanti presenti e passati, a coloro che si sono incontrati nei giorni scorsi, appunto per l'impegno che hanno messo e che vedremo metteranno, ma anche a tutti quelli che ci hanno assistito in questi giorni. Abbiamo dei moderatori che sono appunto i nostri studenti, le squadre dibattenti sono state anche loro insomma aiutate dai loro compagni, quindi anche i docenti che li hanno seguiti in questo periodo. L'ideatore di questo torneo è il professor Ugo Cardinale, che manda un saluto a tutti voi e che sicuramente insomma è più difficile adesso a distanza riuscire a dire lo vediamo da lontano arrivare come facevamo negli anni scorsi, terremo un po' d'occhio gli ingressi, ma sicuramente ci sarà un momento in cui farà capolino senza essere visto e di questo lo ringraziamo. Intanto una breve presentazione di ciò a cui il pubblico è chiamato ad assistere. Qui abbiamo due squadre, la squadra del Liceo Cavour, che ha scelto come nome i Novi Oratores, il Liceo Botta di Ivrea, che ha questo simpaticissimo nome, i Borbottanti, e si scontrano
su un tema alquanto arduo, direi. Timeo Danaos et dona ferentes. Ha ragione Laocoonte, non si deve mai abbassare la guardia di fronte al nemico. Un tema come tipico appunto dei nostri tornei che trae spunto appunto dal mondo classico, ma che poi vedremo suscita interrogativi, motivi di discussione appunto su argomenti che possono essere di attualità. Siamo arrivati al momento del sorteggio però, perché i ragazzi conoscono il tema e lo conoscono proprio soltanto da 2 o 3 giorni, perché li abbiamo lasciati nella suspense fino all'ultimo. I temi erano 2 per le semifinali, poi 2 giorni fa abbiamo detto quale per la prima e quale per la seconda, adesso conosceranno chi dibatte pro e chi dibatte contro. Il professor Manca ogni anno tradizionalmente ha il compito di fare questo sorteggio. Non abbiamo un rullo di tamburi di sottofondo, ma facciamo come se. Va bene, allora provvedo al sorteggio e intanto dico che dopo il sorteggio, ogni tanto sembra che sia distratto, infatti sono distratto perché sto facendo cose tecniche, per esempio ho appena creato le 2 stanzette in cui dopo andrete. Io ho ringraziato tutti, ma non ho detto chi sono io e non ho detto chi lavora, l'ho dato per scontato. Sì, va bene, ma noi vorrei. No, comunque sto creando questi presenti, in realtà sullo schermo c'è la professoressa Elisabetta Berardi dell'Università di Torino, il professor Massimo Manca dell'Università di Torino, la sottoscritta che parla è la professoressa Marcella Guglielmo, liceo Gioberti, con l'Università di Torino. Quindi subito dopo il sorteggio sarete, le 2 squadre saranno smistate nelle loro 2 stanzette, vi prego solo di controllare che abbia messo le persone giuste nelle 2 stanzette, quindi che ci siano tutti quelli che ci devono essere e invece nessuno intruso. Allora, prenderei come riferimento... sulla chat, perché altrimenti... Sì. Un'altra cosa, le stanzette chiuderanno automaticamente dopo 15 minuti, quindi sarete automaticamente risparati in qua. Sono 15 minuti e 1 minuto di tolleranza in realtà. Bene, allora prenderei, siccome la volta scorsa abbiamo preso come riferimento il Cavour, adesso prenderei come riferimento il Botta e direi che io qua ho un gettone con scritto A e B, facciamo che A è pro e B è contro, quindi liceo Botta, se esce A pro, liceo Botta, se esce B contro. Vado. B, liceo Botta contro. Buon lavoro. Bene, vi mando nelle stanze. Contiamo solo un attimo? Ok, con tutti. Allora, direi che possiamo a questo punto iniziare. Io lascerei la parola a Emma Polsinelli, che è la nostra moderatrice. Va bene, buongiorno a tutti, bentornati. Allora, ricorderei prima di iniziare la mozione qual è? E anche un paio poi di regole che bisogna ricordare. Allora, siamo qua oggi riuniti per discutere la mozione Timeo Danaos et dona ferentes. Ha ragione Laocoonte, non si deve mai abbassare la guardia di fronte al nemico. La squadra che sosterrà l'argomento pro sarà quella del Cavour e l'argomento contro la squadra del liceo Botta Livrea. Ricordo a tutti gli oratori, innanzitutto, che se vogliono fare delle obiezioni o hanno dei point, dovrebbero sia alzare bene la mano in alto in modo che si possa vedere bene dalla telecamera e anche parlare e dire point in modo che lo speaker che sta parlando vi possa sentire. Inoltre vorrei scusarci perché non abbiamo i campanelli che sono soliti, che vengono usati solitamente per il dibattito, ma con tutte le norme di sicurezza non potevamo spostarci per andarli a prendere, quindi abbiamo trovato altri sistemi, sentirete comunque i suoni, ci scusiamo per eventuali inconvenienti, diteci ovviamente se non sentite i suoni poi, mi raccomando.
Direi che sono finite le raccomandazioni. Ovviamente sapete come si svolgerà il dibattito, quindi sono tre orazioni da 6 minuti, di cui il primo minuto e l'ultimo minuto sono protetti. E due suoni indicheranno l'inizio e la fine dei 6 minuti, mentre un solo suono indicherà la fine del primo minuto protetto e l'inizio dell'ultimo minuto protetto. Se siamo pronti, possiamo iniziare. Prima chiederei però alle varie squadre di presentarsi dicendo il nome e cognome, la squadra a cui appartengono e, se possibile, anche in ordine, quindi dal primo oratore all'ultimo, partendo con la squadra pro. Buongiorno a tutti, mi chiamo Davide Sardo, sono il primo oratore della squadra a favore della mozione del Cavour classico musicale. Io sono Nicole Tarasca e sono il secondo speaker della squadra di Novi Oratores e preparo anche la replica. Io sono Giorgia Lazzaretti, terza oratrice della squadra Novi Oratores del Cavour. Io sono Rebecca Toso, sono anch'io della parte della squadra di Novi Oratores e sono la riserva. Buongiorno a tutti, sono Filip, appartengo alla squadra Borbottanti dal liceo Carlo Botta di Ivrea. Parola, il primo intervento e la replica. Buon pomeriggio, sono Federico Perli, secondo oratore della squadra dei Borbottanti di Ivrea. Buon pomeriggio a tutti, io sono Andrea Gabara, la terza oratrice della squadra dei Borbottanti. Buongiorno a tutti, io sono Giorgia Costa, la riserva della squadra del Botta di Ivrea. Perfetto, grazie mille a tutti. Adesso direi che si può partire con il battito vero e proprio. Parte la squadra pro alla mozione Timio Danaos e Dona Frentes, ha ragione al contro, non si deve mai abbassare la guardia di fronte al nemico, e darei la parola al primo speaker della squadra pro, quindi Davide Sardo, prego, che può partire appena sente il suono, ovviamente. Buongiorno a tutti, mi ripresento, mi chiamo Davide Sardo, sono il primo oratore della squadra a favore della mozione proposta e quindi Timio Danaos e Dona Ferentes. Ha ragione Laoconte, non si deve mai abbassare la guardia. Ringrazio innanzitutto i gentilissimi giudici, i nostri avversari, i miei compagni e soprattutto gli organizzatori che ci hanno permesso di approfondire un tema molto interessante e che ci ha molto divertito. Detto questo, vorrei partire proprio dalla mozione. Oggi io e la mia squadra sosterremo che Laoconte aveva ragione a dubitare dei greci e di conseguenza non si deve mai, in nessun modo, abbassare la guardia di fronte al nemico. Per iniziare vorrei contestualizzare la mozione proposta. La frase è presa dal secondo libro dell'Eneide, scritta da Virgilio, ed è pronunciata da Laoconte, l'indovino, troiano, il quale consigliò, o meglio spergiurò i suoi concittadini di rifiutare il famoso cavallo di Troia, poiché loro non conoscevano il nemico e per questo non si sarebbero dovuti fidare. Un aspetto che sarà molto importante nel nostro discorso è che sarà proprio la definizione dei termini. Ad ogni termine associeremo un proprio argomento e di conseguenza una propria argomentazione. I termini che andremo ad analizzare saranno nemico, dono e l'espressione abbassare la guardia. Per nemico si intende sicuramente una persona, uno stato, un popolo, un'entità interna ed esterna che mira a danneggiare la nostra incomunità intenzionalmente per raggiungere un proprio scopo. Ma il nemico può anche essere inteso più largamente, in maniera più assoluta, come colui che non si conosce e per questo inaffidabile. Per dono, invece, intendiamo il passaggio di consegna di un bene da un soggetto ad un altro senza una compensazione diretta e quindi in completo contrasto con la definizione di nemico, che invece sostiene esattamente il contrario. Perché un nemico, se è colui che ci reca del danno, dovrebbe donarci un regalo se non per secondi fini?
nel terzo e ultimo termine, analizzeremo abbassare la guardia e quindi l'atteggiamento con cui mi pongo nei confronti del nemico e quindi essere scoperti e vulnerabili. Detto questo, presento la linea argomentativa. In particolare, nel primo punto ci focalizzeremo sulla parola nemico e andremo a sostenere che non ci si deve mai fidare di quest'ultimo perché noi non lo conosciamo. In secondo luogo, nel nostro secondo intervento, sosterremo che a maggior ragione non bisogna fidarsi del nemico quando quest'ultimo ci regala un dono e quindi quando si mostra debole. Nel terzo e ultimo punto, vi illustreremo come l'atteggiamento di non abbassare la guardia non sia altro che la volontà di autoprotezione. Io mi occuperò del primo punto e di conseguenza non ci si deve mai fidare del nemico perché noi non lo conosciamo e di conseguenza non è sempre pronto a colpirci alle spalle. Per iniziare vorrei proprio partire dal contesto della frase proposta. I troiani non ascoltarono il consiglio di Laocoonte, accettando così il dono da parte dei greci e commettendo un gravissimo errore di fiducia. Ma i troiani conoscevano i greci, anche se in realtà credevano di conoscerli. Infatti, quello che vogliamo sostenere noi oggi è che il concetto di fiducia e di nemico non possa andare di pari passo, che il concetto di fiducia non possa andare di pari passo con quello di nemico, perché il nemico è per definizione non affidabile, ma anzi al contrario è qualcuno di cui io ho paura, di cui devo un qualcosa che devo ritenere pericoloso. Ma perché dobbiamo ritenerlo pericoloso? Ebbene, perché il nemico è uno sconosciuto, è diverso da me, non ha il mio stesso sistema di valori. Livio racconta a Burbe Condita della figura di Annibale e dei Cartaginesi, descrivendolo come i più sleali fra tutti i nemici, perché ai suoi occhi erano estranei e di conseguenza erano pericolosi. Noi siamo naturalmente portati a pensare che il nemico agisca come agiremo noi, ma non è così, ed è stato proprio questo l'errore fatale dei troiani. Molti esempi simili a quello del cavallo di Troia sono capitati anche nel corso della storia. Prendiamo l'esempio di Cesare Vercingetorige. Vercingetorige ha visto i romani scappare, darsi alla ritirata, e per questo ha creduto, ha abbassato la guardia, e ha superato il fiume Ariel e si è inoltrato nei boschi. Cesare fece quindi una strategia all'inganno, avendo così la meglio sui nemici. Prego per la domanda. Se non lo conosciamo, come possiamo essere sicuri che siano davvero nemici e che alzando la guardia non si inneschi un meccanismo di tensioni che lo può rendere tale, che li possono rendere tali? Grazie. Beh, il nemico è comunque qualcuno che già in passato ci ha proposto e ci è venuto incontro, ci è venuto contro, anzi, scusi, perché il suo obiettivo è drasticamente opposto a quello che è il nostro e per questo non bisogna assolutamente abbassare la guardia, come ha fatto nell'esempio prima citato, Vercingetorige. Per ricollegarmi a quanto ho detto prima, sono moltissimi gli esempi nella storia che hanno visto una similitudine tra l'esempio portato da me e il cavallo di Troia. Per esempio, la cortina di fumo utilizzata nella guerra del Peloponneso per arrivare fino alla strategia utilizzata dai giapponesi nella Seconda Guerra Mondiale, attaccando Pearl Harbor, la base navale, scatenando così l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Ebbene, quello che noi vogliamo sostenere oggi è che non bisogna mai abbassare la guardia, ma non in tutte le situazioni, solamente quando il nemico è di fronte a noi, siamo in relazione con quest'ultimo, perché quest'ultimo è pronto a colpirci alle spalle anche con l'inganno. Grazie mille. Grazie mille. Adesso lascerei un attimo di tempo ai giudici per prendere i loro appunti. Il primo speaker ha parlato 6 minuti. E volevo soprattutto chiedere ai dibattenti se si sono sentiti i suoni, se mi fate un assenso. Il primo sì, gli altri due un po' di meno in realtà. Ok, cercheremo di avvicinare il suono al microfono. E adesso lasciamo appunto un po' di tempo ai giudici per prendere appunti, rivedere i loro appunti che... Come sappiamo è un lavoro molto difficile e devono sempre stare molto attenti durante le orazioni di questi dibattenti e devono sempre avere un po' di tempo anche dopo per poter rivedere i loro appunti, soprattutto sul momento, con la mente fresca su quello che hanno appena sentito.
appena poi sono pronti possono farci un cenno e noi ripartiamo, perfetto. Allora, adesso darei la parola al primo oratore della squadra contro, quindi Philip List, che può iniziare a parlare appena sente il suono. Buongiorno a tutti, saluto il pubblico, la squadra avversaria e la giuria. La nostra squadra vuole dimostrare che non è vero che non si debba mai abbassare la guardia di fronte al nemico e lo farà seguendo tre binari. Uno innanzitutto terminologico, uno basato su una riflessione sull'utopia per arrivare alla realtà paradossalmente e uno più pragmatico. Vorrei innanzitutto ringraziare il primo oratore della squadra pro per l'interessante intervento e vorrei iniziare passando in rassegna le parole chiave su cui si basa il testo della mozione e fornendo la nostra interpretazione, suggerendo una prospettiva diversa rispetto a quella che hanno dato i nostri avversari. Evidenzio innanzitutto il fatto che le parole hostis e hospes hanno la stessa radice etimologica e che dunque spesso l'ospite, l'altro, è stato identificato come nemico. Tuttavia, questo fornisce anche una suggestione opposta, ossia che il nemico possa essere accolto, ospitato, insieme alle sue ideologie e alle sue posizioni. Ma alzare la guardia per noi significa attuare il paradigma della forza, sviluppato sull'utilizzo di essa, sulla violenza e sulla prevaricazione del nemico, producendo non altro che un meccanismo di violenza al rialzo, da cui non si può uscire. Ora, per meglio chiarire il nostro punto di vista, intendo parlare di utopia. Capirete meglio il perché al termine del mio discorso. E in prima battuta vi sembrerà che io perda la traccia del discorso, in realtà vi dimostrerò che questo allontanamento possa essere di estrema utilità per raggiungere il nocciolo del nostro pensiero. Quindi, inizierei dicendo, spesso nella storia dell'uomo questa parola è stata utilizzata, ok, per, come sinonimo di pretesa di calare sulla realtà un modello irreale, irrealizzabile, senza cercare una mediazione con la situazione esistente, oppure che le società utopistiche siano isolate nel tempo e nello spazio. Il sociologo tedesco Dahrendorf definì l'utopia addirittura un sistema chiuso divenuto monumento. Ma gli utopisti, anche se non hanno realizzato totalmente il proprio progetto e forse non ne hanno neanche la speranza, proiettano la propria idea, danno degli spunti, accendono il lume nella mente di coloro che ci credono, accendono una lampadina di coloro che vogliono crederci. Per poter cambiare bisogna creare qualcosa che non c'è e questo deve essere prima immaginato. Il reale, per essere attuato, ha bisogno dell'ideale, quello che in un primo tempo può essere considerato utopico. Come disse Oscar Wilde, una cartina del mondo che non contenga l'utopia non è degna neppure di uno sguardo, perché tralascia il paese nel quale l'umanità continua ad approdare. Certo, accetto l'intervento. Poi hai parlato di ospite e di nemico con la stessa radice semantica, ma non tieni in considerazione anche, per esempio, la figura di Paride, che era nemico, ma non era anche ospite? Certo. Ti ringrazio molto per l'intervento, ma appunto ho suggerito questa dualità. Il caso di Paride è senz'altro un intervento che vale la pena ricordare. E questo certo ci offre un certo significato ambivalente di nemico o di ospite, ma questo non vuol dire che non si debba mai abbassare la guardia. Anzi, questo ci suggerisce che un nemico possa essere considerato un ospite. Dunque, come disse Oscar Wilde, riprendendo la citazione, una cartina del mondo che non contenga utopia non è degna neppure di uno sguardo, perché tralascia il paese nel quale l'umanità continua ad approdare. E quando vi approda, l'umanità si guarda intorno, vede un paese migliore e issa nuovamente le vele. Il progresso è la realizzazione di utopia. Ma perché ho parlato tanto di utopia? Perché è l'unico modo per uscire da una discussione sull'efficacia del paradigma della forza, con cui ci renderemo conto che è una trappola di morte da entrambe le parti. Appunto, riprendendo l'Iliade, che è stata anche citata dalla squadra avversaria, nel verso 309 del 18° libro, «Sunos enualios caetecta neonta catecta».
Ares è uguale per tutti e uccide quelli che uccidono. Il poema epico che è per antonomasia il poema, il paradigma della forza, ci dice che tale paradigma uccide quelli che uccidono. Noi dunque abbiamo un sogno, che la figura del nemico, che tuttavia non cesserà mai di esistere, possa diventare un'occasione per imparare, per migliorarsi, per collaborare per un fine più nobile che la mera superiorità. Noi abbiamo un sogno che i conflitti non cessino di esistere, ma anzi aumentino, a patto che siano conflitti intellettuali, organizzati secondo una reciproca esposizione di idee e scambio di posizioni. Non abbiamo bisogno di divisioni, di muri a dividere l'umanità. Se teniamo sempre la guardia alta di fronte al nemico, non si potrà mai cercare un dialogo con esso, degli accordi, dei punti comuni. Le nostre posizioni non potranno mai essere smosse, cambiate, rinnovate. Anche con un nemico imprevedibile come la natura si può abbassare la guardia. Pensiamo a quanto la natura molte volte ci stupisca per gli effetti anche imprevedibili, mai pensati, ma siamo tutti consapevoli di quanto sia meglio conservarla, considerarla come preziosa piuttosto che schiacciarla, sfruttarla. Dunque, alzare la guardia di fronte a qualsiasi nemico, compresa la natura, cercando di contenerlo e di renderlo innocuo, invano, può metterci di fronte a delle scelte che non possono portare ad altro che al nostro malessere. Grazie, lascio la parola alla squadra avversaria. Grazie mille, lo speaker ha parlato 6 minuti e 17 secondi. Adesso di nuovo lascerei un po' di tempo per rivedere gli appunti. Ricordo e ringrazio i giudici per ovviamente il lavoro che stanno facendo. Ricordo anche a chiunque sia nuovo, diciamo, di queste esperienze del dibattito che il ruolo di giudice è molto importante. Infatti devono soprattutto essere imparziali. Non è importante che siano esperti delle emozioni, ma devono essere non devono lasciarsi influenzare. Quindi è un ruolo davvero molto importante e noi li ringraziamo per essere qua, per fare questo fantastico lavoro. E ovviamente adesso lascio anche un po' di tempo per il silenzio. Perfetto, ma sono pronti. Allora direi che può continuare la squadra pro con il secondo intervento. Quindi lascio la parola a Nicole Tarasca, che può iniziare appena sente il suono, e spero che prima si siano sentiti, nel caso se no ditemelo ovviamente. Quindi direi. Buongiorno a tutti, io sono Nicole Tarasca e sono il secondo oratore della squadra pro alla mozione Timeo Danos e Dona Ferentes. Ha ragione Laoconte, non si deve mai abbassare la guardia di fronte al nemico. Ebbene, ci terrei a iniziare il mio intervento confutando quanto letto dalla squadra avversaria. Avete parlato di un discorso utopico. Io penso che sia un po' azzardato arrivare appunto a considerare tutto questo da un punto di vista utopico e penso che sia fortemente necessario attenersi alla realtà. E perché avete parlato di tenere la guardia alzata come paradigma della forza, ma in realtà noi vi abbiamo spiegato nella nostra definizione dei termini che noi per tenere la guardia alzata non intendiamo violenza, forza, supremazia, ma intendiamo un meccanismo di difesa, un meccanismo di autoprotezione, un meccanismo di autoconservazione e di equilibrio. E poi, presupponendo tutto questo, avete forse inteso che gli uomini siano tutti buoni e ragionevoli con questo discorso un po' utopico, da quanto mi sembra di aver capito, cosa che noi non possiamo presupporre. Ebbene, il mio compito oggi sarà quello di affrontare il secondo e il terzo punto del nostro discorso di oggi, punti che si focalizzano su due parole che noi riteniamo fondamentali della mozione, il termine dono e l'atteggiamento di abbassare la guardia. Il nostro secondo argomento sostiene che quando il nemico porta dei doni e quindi si mostra debole, è ancora meno affidabile perché è subdolo. Che cosa sono i doni? I doni sono un qualcosa di nettamente positivo e essendo un qualcosa di positivo è una definizione completamente contraddittoria che contraddice la stessa definizione che noi abbiamo dato di nemico. E con questo vi voglio far capire che la parola doni e la parola nemico non possono andare di pari passo. Il nemico è subdolo perché il nemico utilizzerà anche mascherandosi sotto false apparenze dei doni, delle cose ambigue,
per raggiungere i propri intenti, che non sono sicuramente benevoli nei nostri confronti, e di conseguenza non possiamo e non dobbiamo accettare i suoi doni. Questa ambiguità semantica della parola doni in realtà risale anche alla lingua classica, al greco precisamente. La parola donum latino ha la stessa radice di didomi greco, il verbo che significa dare, e da didomi deriva anche un altro termine, dosis, che significa dose di medicinale fondamentalmente, ma anche veleno. E ancora ragionando su un'altra radice, la radice ge, che da cui poi arriveranno il verbo give in inglese e geben in tedesco, che deriva dal ceppo germanico gift. Che cos'è il gift? Il gift in inglese fondamentalmente rimane ancora oggi con l'accezione di dono, di regalo, ma attenzione, in tedesco significa veleno. E quindi a questo punto vi inviterei a considerare la situazione in cui il dono del nemico può essere e deve essere un veleno. La dimostrazione di tale ambiguità la ritroviamo nel patrimonio mitico dei greci, in particolar modo mi verrebbe da citare il muso di Pandora. Pandora letteralmente è colei che porta tutti i doni, ma che in realtà si rivela essere portatrice di tutti i mali per l'umanità. O ancora Glauce, che è la consorte di Giasone, che viene infuocata a causa dell'amore di Medea, grazie al dono di un mantello e di una corona. Ancora, il nostro terzo e ultimo punto di oggi si va a concentrare sulla parola non abbassare la guardia, il tenere la guardia alzata. E ricordiamo, per noi non significa una strategia offensiva, passare all'offensiva, ma quanto una strategia completamente difensiva. Volontà di autoprotezione, di mantenere un equilibrio, una strategia appunto difensiva. Facciamo appunto riferimento al termine, anzi al campo semantico in cui questo termine viene adoperato, della box. Durante la box, mentre si combatte, abbassare la guardia significa permettere al proprio nemico di colpirci. E quindi tenere la guardia alzata non è andare all'attacco. Forse è un'interpretazione data male dagli avversari, ma quanto appunto alla difensiva, difendersi e essere capaci di mantenere la propria persona. Point. Prego. Scusi, ma forse nel pugilato tenere alta la guardia non vuol dire anche essere facilitati ad attaccare? No, grazie per la domanda. Tenere alta la guardia, per definizione, non significa ricolpire con un pugno, non è così. Tenere alta la guardia significa proteggersi, significa evitare che il nemico spari un colpo nei miei confronti, evitare fondamentalmente che il nemico mi attacchi. E io sinceramente in tutto questo non ci vedo un paradigma della forza, come l'avete definito voi, ma al contrario semplicemente una volontà di proteggersi, che penso che sia una volontà piuttosto umana. A proposito di questo vorrei trasportarvi nell'attualità, più precisamente nel periodo che stiamo affrontando tutti noi, quello del Covid. Il Covid chi è? Che cos'è fondamentalmente? È un nemico sconosciuto, è un nemico davanti al quale noi non possiamo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Non si tratta di attaccare, non si tratta ancora purtroppo di aver trovato un vaccino, ma si tratta di difesa. Ecco perché noi oggi siamo tutti chiusi in casa, stiamo effettuando questo dibattito in modalità online, non per attaccare il virus, ma per difendersi, per tenere la guardia alzata. E come esempio finale, che spero riprenda quelli che sono i tre punti fondamentali del nostro discorso di oggi, vorrei portarvi un discorso fatto da Livio. Livio parla delle guerre puniche, sostenendo che i romani non devono mai abbassare la guardia davanti ai cartaginesi. Prima di tutto perché i cartaginesi sono i loro nemici, anche perché potrebbero deviarli con dei doni ambigui, ma soprattutto perché il loro nemico più atroce, il loro nemico meno affidabile, il peggiore di tutti è Annibale, che è il nemico sleale per eccellenza, colui che non rispetta i valori dell'altro. Ed è proprio questo quello che noi oggi vogliamo sostenere, che non ci si può fidare del nemico perché il nemico è sconosciuto, perché il nemico non condivide i nostri stessi valori, a maggior ragione quando il nemico porta dei doni, perché è subdolo. Ancora, i due nemici non possono e non devono abbassare la guardia, perché questo significa proteggere se stessi. Ringrazio molto per l'attenzione e passo la parola alla squadra avversaria. Grazie mille all'oratore che ha appena visto parlare. Come al solito, adesso ci sono quei secondi lasciati per i giudici. E intanto grazie appunto ancora a tutti gli oratori che sicuramente stanno facendo delle argomentazioni molto, molto belle. E sappiamo tutto il lavoro che c'è stato dietro, quindi davvero bravi, complimenti a tutti e grazie per partecipare anche in questa situazione comunque molto difficile e un po' strana, anche diversa dal solito con queste
dibattiti e incontri online, ma che noi cerchiamo comunque di fare al nostro meglio. Una dibattente, e qui sotto mentite spoglie, ma anche lei è una dibattente, non in questo, in questa circostanza, ma in linea di massima sì, quindi è esperta. Grazie professoressa, diciamo che sappiamo anche noi cosa, tutto il lavoro che c'è stato dietro, quindi penso che i giudici siano pronti, quindi perfetto, allora direi che passo la parola al secondo oratore della squadra contro, quindi Federico Perli, che può iniziare a parlare quando sente il suono, e io spero che si sentano i suoni anche durante le orazioni, se no per le prossime volte me lo dite, io magari lo scrivo nella chat a seconda di come preferite, se li sentite o no. Comunque direi che si può dare la parola a Perli Federico. Bene, buon pomeriggio a tutti. Io mi presento nuovamente, sono Federico Perli, secondo oratore della squadra dei Borbottanti di Ivrea, che sosterrà la tesi secondo cui non si può asserire che non si debba mai abbassare la guardia di fronte al nemico. Ora, ringrazio gli avversari e mi congratulo con loro per l'argomentazione che hanno appena effettuato, in cui tuttavia essi motivano l'impossibilità di abbassare la guardia davanti al nemico scindendo completamente le due dimensioni di attacco e di difesa, con una precisazione ottima dal punto di vista dell'etimologia e del significato del termine abbassare la guardia. Tuttavia volevo far loro presente che la dimensione dell'attacco e la dimensione della difesa si implicano vicendevolmente l'una con l'altra. Mi rifaccio a un detto popolare nell'affermare che talvolta la miglior difesa è l'attacco. Essi hanno inoltre contestato l'orazione dell'oratore della mia squadra che mi ha preceduto, in quanto essa faceva leva su una componente utopistica poco attinente al reale. Ecco, essi fanno leva, per contestare tale argomentazione, su un pragmatismo che ritengono necessario in un'ottica estremamente realistica come quella della guerra. Ebbene, ma spostiamoci pure in quest'ottica pragmatica. In primis preciserei che intendiamo pragmatica un'ottica che prenda in considerazione fatti che realmente accadono o sono accaduti. Vi chiederete il perché di questa precisazione. Beh, perché sono proprio i fatti realmente accaduti ad averci mostrato e mostrarci come in ogni faccenda, anche in situazioni di conflitto sia necessaria la giusta flessibilità, o meglio, il giusto compromesso tra flessibilità e rigidità. E come tenere sempre la guardia alta, senza mai venire incontro al nemico, non solo non sia possibile, ma sia rovinoso nel caso si tenti di farlo in misura eccessiva. Ora, se ci potesse sembrare troppo estremo definire, in una concezione simile a quella hegeliana, la guerra come necessaria al compimento della storia, comunque dovremo ammettere come essa sia stata determinante nel corso della storia degli uomini, determinante per l'assetto che gli uomini si sono dati nel corso della storia. Ora, che si interpreti la storia in un'ottica finalistica o materialistica, comunque la si dovrà vedere come una successione di eventi, come costituita da una successione di eventi. La storia ha visto sì popoli e individui che hanno represso i popoli nemici senza concedere loro nulla, ma i cambiamenti, quei cambiamenti che fanno sì che la storia sia una successione di eventi, sono stati portati anche e soprattutto da individui o gruppi che concedono a gruppi rivali, da nemici che abbassano la guardia di fronte ai nemici, venendo incontro a questi. Bene, uscendo da un ambito meramente logico, vi chiedo di guardare alla realtà dei fatti, in quanto è stato proprio il corso della storia a dimostrare come non si possa pretendere di non abbassare mai la guardia, in quanto in molti casi abbassare la guardia è l'unica soluzione possibile e non farlo ha conseguenze estremamente nefaste. Si guardino i grandi popoli conquistatori dell'antichità.
Essi non si sono mai comportati come invasori. La loro campagna di conquista era caratterizzata dal lasciare una certa libertà ai popoli conquistati, assicurando una pace, talvolta, in questi territori e non tenendo la guardia eccessivamente alta su questi, una volta che li conquistavano. C'è una domanda? Sì. Quindi, sostenendo che è necessario abbassare sempre la guardia, stareste forse pensando che è necessario abbassare la guardia anche nel caso moderno, nel caso del Covid, abbassereste la guardia di fronte a questo nemico? Attenzione, grazie mille per la domanda, ottimo spunto. Vorrei tuttavia ricordare alla squadra avversaria che il mai presente nella mozione che loro devono difendere è assolutizzante. Cosa vuol dire? La tesi che noi dobbiamo dimostrare non ci impone di dimostrare, e non è ciò che vogliamo fare, che sia sempre necessario abbassare la guardia, ma che talvolta si possa fare. Logicamente, basta che esista un caso in cui sia possibile abbassare la guardia davanti ai nemici, perché la nostra argomentazione sia dimostrata. Ora, tornando a quando detto in precedenza, i grandi popoli dell'antichità, come abbiamo detto, non si sono mai comportati come invasori. Non si può tenere sotto controllo una popolazione in cui serpeggi il malcontento, e opprimere tali popoli avrebbe fomentato il malcontento. Si guardino l'impero macedone di Alessandro Magno, l'impero romano, l'impero mongolo, l'impero ottomano. Ora, sono tutti imperi di enorme estensione che richiedeva che ai popoli conquistati venisse lasciata una certa libertà, al fine di evitare eventuali ribellioni. Al contrario, l'eccessiva predominanza esercitata da Atene nei confronti dei paesi della Lega degli Oattica portò ad una ribellione da parte di questi e alla loro alleanza con Sparta nella guerra del Peloponneso. Sempre nel contesto ateniese, Trasibulo, dopo aver stabilito... Sì? Volevo chiedere, ma se... No, scusate, siamo nel... Ah, ok, chiedo scusa. Non ho sentito. Dopo aver ristabilito la democrazia facendo destituire il governo dei 30 tiranni, basò il proprio governo sull'amnistia. Amnistia che si basava sul giuramento formulato dai cittadini di Memnesica Cain, non serbare rancore verso chi si fosse colluso col governo dei 30. In concreto, si proibiva l'uso politico della memoria. Ciascuno ci impegnava a non trascinare in tribunale chi, durante il governo tirannico, lo avesse danneggiato, il che è per certo una forma di abbassamento della guardia. Ora, che le promesse fatte inizialmente da Trasibulo per il proprio governo e i propositi che egli si era stabilito non siano stati rispettati è assolutamente vero. Tuttavia, noi con questo esempio vogliamo dimostrare che gli ateniesi abbiano appreso una lezione alla luce degli eventi della guerra del Peloponneso. Ma uscendo dalla situazione di popoli e dal contesto di popoli sottomessi da altri popoli, si guardi come i tentativi autocratici dello zar Nicola II portarono a svariate proteste, all'istituzione dell'organo parlamentare della Duma prima e alla rivoluzione russa in seguito nel 1917. Non sottovalutiamo la forza della disperazione. Nell'arte della guerra Sun Tzu afferma di non incalzare il nemico disperato, poiché la disperazione può produrre una forza inaspettata. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla squadra avversaria. Grazie, l'oratore ha parlato 7 minuti e 40. Saggio. Ok. Prego. Buongiorno a tutti, saluto innanzitutto i giudici, la squadra avversaria e i miei compagni. Mi presento nuovamente, io mi chiamo Giorgia Lazzaretti e sono la terza oratrice della squadra a favore dell'assunto. Quello che io e i nostri compagni vogliamo dimostrarvi oggi in questa sede è appunto che Laocoonte sì, aveva ragione a dubitare degli Achei, perché non si deve mai abbassare la guardia. Questo perché non esistono condizioni in cui bisognerebbe dare fiducia al nostro nemico. Innanzitutto dedicherò la prima parte del mio intervento a confutare quanto stato detto precedentemente dalla squadra avversaria e a evidenziare le problematicità della loro linea argomentativa. E infine
riepilogherò quella che invece sono le nostre argomentazioni a favore dell'assunto. Innanzitutto mi rifaccio alle parole dell'oratorio avversario che ha parlato giusto prima di me, bilanciando la sfera dell'attacco e della difesa, proponendo una frase: la migliore difesa è l'attacco. Tuttavia, ritornando sempre all'immagine della box, l'attacco tuttavia può rivelarsi al contrario molto negativo. Questo perché quando io abbasso la guardia per attaccare, mi rendo più vulnerabile e questo non è assolutamente ai fini di una difesa. In seguito, lo stesso oratore ha citato l'arte della guerra di Sun Tzu. Bene, lo stesso Sun Tzu, sempre nell'arte della guerra, scrive: se sei capace, fingiti incapace. Questo perché non c'è mai da fidarsi del nemico. Quella che è un'apparenza può rivelarsi tutt'allora un inganno, una strategia proprio per spingerci ad andare incontro al nemico e offrirgli talvolta allora il viso, talora le spalle. Questo perché il nemico, al nemico non interessa in che modo colpirci, anche a costo di sferrare un colpo basso. Infine, mi riferisco alle parole del primo speaker, il quale innanzitutto ci tengo a sottolineare che non ha confutato quello che è stato proposto dal nostro primo oratore. Anzi, ha portato il modello di un'utopia. Ebbene, gli utopisti scrivevano le loro utopie, che come sappiamo da Eutopos sono modelli sì ideali, immaginari, ma sono anche utopos, ovvero irrealizzabili, perché non esiste luogo in cui si possano realizzare. E questo perché? Perché la loro immaginazione partiva da quello che loro potevano osservare. Immaginavano il loro mondo utopico a partire da quelle che erano le problematicità della loro realtà e della loro circostanza. E quindi ci tengo a presentarvi una visione molto più realista, perché non possiamo fare i conti su quella che è una visione ideale, che potrebbe mettere d'accordo tutti, perché la realtà su cui stiamo dibattendo noi oggi non è quella utopica, purtroppo. Ma dobbiamo essere realisti. E il nemico non ha scrupolo. Se vogliamo anche citare Machiavelli in questo caso, perché il nemico sicuramente non si farà scrupolo di usare tutti i mezzi che ha a disposizione per attaccarci e per infliggerci del male. Questo perché il nemico ha intenzione di danneggiarci, questo perché il nostro utile è in contrasto con il suo. E non si farà alcuno scrupolo per poterci attaccare. E ritornando poi alle parole del secondo. Prego, c'era una domanda? Sì, la prima domanda. Avete fatto giustamente leva il fatto che dal vostro punto di vista non è possibile in una dimensione utopica arrivare alla realtà. Ma vorrei proporre questo spunto. Come si può pensare allora che la fisica teorica arrivi a conseguenze, a delle scoperte reali, partendo da esperimenti mentali, degli esperimenti, quindi a una dimensione utopica dove le condizioni possono essere scelte in modo tale da appunto arrivare a queste scoperte? Grazie. Ti ringrazio per la domanda e certo, lì inizialmente sono delle teorie soltanto, ma poi si traducono nella pratica. Io al giorno d'oggi purtroppo non vedo delle utopie che si sono state realizzate. Non, finché non sono tradotte in pratica, non sono utopie. E poi se fossero effettivamente realizzate, non sarebbero delle utopie. Le utopie rimangono nell'ideale immaginario, mentre invece la fisica vediamo tutto oggi. Tuttavia non penso che questo sia pertinente per lo sviluppo del dibattito. Infine, ci terrei a sottolineare che non ci sono garanzie per cui bisogna fidarsi del nemico. Questo perché il nemico è sempre pronto a colpirci e non ci sono modi per cui noi ci possiamo fidare, perché potrebbe sempre colpirci alle spalle, potrebbe ingannarci. Questo perché noi non lo conosciamo, non abbiamo gli stessi valori,
E questo ci porta a pensare che loro forse si comporterebbero come faremo noi, ma questo è assolutamente sbagliato perché può colpirci in maniera assolutamente inaspettata. In secondo luogo, non possiamo, soprattutto quando lui cerca di venirci incontro mostrandoci debole, cercando di ispirare forse pietà, questo è sicuramente il modo migliore per trarci in trappola. E ultimo, non possiamo, perché alzare, tenere sempre la guardia alta è la migliore difesa per proteggersi. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie a lei. Lo speaker ha parlato 6 minuti e 14 secondi. Quindi lasciamo la parola al terzo speaker della squadra contro, quindi Gabara, Andrea, Elna, che può parlare da ora, direi. Prego. Buon pomeriggio a tutti, inizio con il salutare sia la giuria che i nostri avversari, anche tutto il pubblico. Ecco, io voglio concentrarmi sul riprendere quelle che sono state le argomentazioni portate dai nostri avversari e anche le nostre. Innanzitutto volevo chiarire una cosa, noi non vogliamo dimostrare che si deve sempre abbassare la guardia, no, questo non è ciò che vogliamo fare noi, noi vogliamo dimostrare che in alcuni casi bisogna abbassarla. E qui riprendo ciò che ha detto il primo oratore dell'altra squadra, il quale ha detto che noi non dobbiamo mai abbassare la guardia, ma dopo poco ha specificato che noi non dobbiamo abbassare la guardia quando abbiamo di fronte il nemico. Ecco, mi sembra un po' contraddittorio in realtà. Infatti mi sembra che lui stesso... sì, non si può, mi sembra... Mancherebbero adesso può. Sì, sì. Chiedo scusa se sono stata proprio al pelo del minuto. Se effettivamente ci sono dei casi in cui è bene abbassare la guardia, ci sono anche dei casi in cui è bene tenerla alta? Beh, questo assolutamente sì, ci sono casi in cui è giusto tenere alta la guardia, come per esempio la fonte, ma ci sono anche casi in cui si deve abbassarla. Ricordiamo che la mozione è non bisogna mai abbassare la guardia, ricordiamo questo. Ecco, quindi come nel caso di Laoconte non è stato anzi produttivo abbassare la guardia, ci sono dei casi in cui non è produttivo, anzi è rovinoso non abbassare mai la guardia, sia per colui che viene sconfitto sia per il vincitore. Ecco, qui riprendo l'etimologia dell'espressione abbassare la guardia. È vero, questo riprende il pugilato, ma ricordiamo che nel pugilato alzare la guardia vuol dire anche essere più facilitati ad attaccare. Infatti, come ha detto Federico, ecco, attacco e difesa si implicano vicendevolmente. Infatti, non abbassare mai la guardia non vuol dire soltanto essere cauti, vuol dire anche essere pronti a reagire ai colpi dell'avversario. E questa forza, ecco, noi abbiamo parlato di paradigma della forza, perché questa forza, questo tenere sempre alta la guardia, come ci suggerisce Simone Weil, ecco, non piega solo una delle due parti, le piega entrambe. Infatti, questo è un sentimento che inebria, un sentimento che ci fa perdere lucidità. La forza fa nascere forza, la violenza fa nascere violenza. Così chi oppresso diventa... Sì, certo. Grazie. Ma non dovremmo concentrarci solo su per quanto riguarda abbassare la guardia davanti al nemico, come tra l'altro è scritto nella mozione, e non in altri casi? Ecco, io vorrei ricordare che la mozione, come ho già detto, dice non bisogna mai abbassare la guardia. Questo è assolutizzante, intende mai in tutti i casi, ok? Non soltanto quando abbiamo il nemico davanti. Ecco, quindi noi abbiamo appunto dimostrato che tenere sempre alta la guardia non è produttivo, ma non è produttivo anche perché una troppa oppressione, un eccessivo controllo porta a ribellioni. Sentirsi sempre oppressi, sempre controllati, questa spada di Damocle che pende sulla nostra testa, ecco, questo porta paura e insicurezza a prendere il sopravvento. Ci siamo poi collegati al tema dell'utopia, che riconosciamo è stato magari pericoloso toccare questo tema, però il realismo non esclude l'utopia
Essere realisti vuol dire conoscere il mondo così com'è per renderlo più vicino all'utopia. È vero, l'utopia è utopos, non luogo, ma è anche eutopos, buon luogo. Ricordiamo questo. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli del nostro presente, del nostro passato, questo è verissimo, ma allo stesso tempo dobbiamo avere un occhio anche per il futuro. E per questo noi abbiamo voluto introdurre questo tema della speranza, che ci ricorda Ernst Bloch, appunto coniugare consapevolezza del presente, del passato e speranza. Per questo abbiamo introdotto il tema dell'utopia. Se noi tentiamo di raggiungere quest'utopia, ci svincoliamo appunto dalla forza che annienta l'uomo in quanto essere. E qui vorrei arrivare all'ultimo punto, che è proprio quello con cui in realtà abbiamo iniziato oggi, il nemico. Ecco, anche l'altra squadra ha parlato di nemico e ha detto che noi non conosciamo il nemico. Assolutamente vero. Noi non conosciamo il nemico. Attenzione, dobbiamo impegnarci noi a non abbassare la guardia con tutti i nemici, ma allo stesso tempo dobbiamo impegnarci ad abbassare alcune volte la guardia. Il nemico è colui o ciò che ci preoccupa, che viene percepito da noi come nemico, come minaccia. Bisogna sottolineare che viene percepito, non che di per sé. Infatti, se noi pensiamo come l'altra squadra, pensiamo che dobbiamo sempre tenere questa guardia alzata, ecco, qui iniziano alcuni problemi, perché io vorrei ricordare la lettera di Plinio a Traiano. Ecco, i cristiani sono nemici perché diversi, perché noi non li conosciamo, perché lontani dal nostro mondo di valori. Quindi i cristiani dovevano essere puniti perché diversi, perché ritenuti minacciosi. Ecco, per questo abbassare la guardia, ultima cosa, non vuol dire essere deboli. Abbassare la guardia vuol dire avere uno strumento per ricercare l'armonia. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Lo speaker ha parlato 6 minuti e 17 secondi. Ricordo agli oratori di, se riescono, dare anche un occhio a le varie notifiche che arrivano nella casella dei messaggi per capire quando iniziano e finiscono i vari minuti protetti o meno, soprattutto magari prima di fare un point controllate. Come al solito adesso lasciamo un po' di tempo prima delle repliche. I giudici ci fanno cenni che possiamo continuare, quindi allora diamo la parola al speaker della squadra contro, che partirà con la replica contro. Può iniziare a parlare come al solito appena arriva il messaggio, così siamo organizzati e riusciamo a controllare i tempi. Prego. Grazie. Riprendendo le tappe delle nostre argomentazioni, nel secondo nostro intervento ci siamo spostati su un piano appunto più pragmatico dal piano utopico che avevo proposto io. E abbiamo visto come questo paradigma della forza porti solamente alla posticipazione di una conflagrazione rovinosa per entrambe le parti. E abbiamo visto come numerose volte nella storia dell'uomo, alzando la guardia, non si è fatto altro che aumentare la tensione tra le parti, non si è fatto altro che immobilizzare le sorti, creando ostilità nascoste, sotterranee e esplosive, anche laddove non esistevano precedentemente. Se dunque vogliamo costruire un nuovo legame con il nemico, dobbiamo iniziare a staccarci dal paradigma della forza, dobbiamo sostituirlo con una visione del nemico che consiste nel considerarlo come uno spunto di miglioramento, un interlocutore da cui ricavare idee e prospettive nuove. Un po' come abbiamo fatto noi in questo dibattito, è vero, la squadra avversaria non è per noi un nemico,
ma non ci siamo limitati a cercare una superiorità, a cercare argomentazioni che fossero valide in modo assoluto e che fossero superiori da entrambe le parti, ma abbiamo cercato di portare in tavola argomenti che potessero in qualche modo arricchire la mozione e interessando sia la parte pro e arricchendo la parte pro che la parte contro. Non abbiamo cercato di screditare la parte avversaria e gli avversari non hanno cercato di screditare la nostra. Ma appunto, riprendendo il mio ragionamento utopico, è vero, può essere sembrato nebbioso, utopico, appunto nel significato di non realizzabile, ma voglio ricordare che tutto ciò che si realizza deve essere sempre prima immaginato, essere un'idea, immaginatio facit rem. Se iniziassimo ad abbassare la guardia, a cambiare il nostro rapporto verso il nemico, il nostro approccio verso esso, potremmo uscire da questo paradigma che conduce solamente in un vortice di distruzione perpetua. Paradossalmente, un approccio più forte che rinuncia al paradigma della forza e dunque l'accoglimento del nemico, superando le conflittualità basate sulla forza stessa. Sul luogo dove Martin Luther King è stato assassinato, la moglie Coretta ha fatto porre una lapide che riprende una frase della Bibbia: «Eccolo là il sognatore, uccidiamolo». La frase in questione si riferisce a Giuseppe, figlio di Giacobbe, odiato dai suoi fratelli appunto perché sognatore e perché essi non riuscivano a capire i suoi sogni. Ma dunque, vogliamo forse essere noi a uccidere il prossimo sognatore? Grazie per l'attenzione, do la parola alla replica della squadra avversaria. Grazie a lei. Vedo arrivare dei cenni affermativi da parte dei giudici, quindi direi che si può continuare. Allora lascerei la parola all'oratore che farà la replica per la squadra pro, che come al solito può partire adesso. Prego. Salve a tutti nuovamente. Eccoci arrivati alla conclusione di questo dibattito. Dibattito nel corso del quale sono emerse due visioni del mondo. Ecco, in realtà ci terrei a sottolineare quanto la visione del mondo proposta dagli avversari sia poco radicale e che abbia finito parzialmente per dare ragione a quella che è la nostra visione del mondo. Non ci sono stati molti punti di scontro evidenti, proprio perché forse c'è stata una cattiva interpretazione della mozione. La mozione è: ha ragione Laoconte, non si deve mai abbassare la guardia di fronte al nemico. Il mai è riferito al nemico, non all'abbassare la guardia in generale. Ed è proprio quello che noi oggi andiamo a sostenere. Crediamo che la nostra visione del mondo sia fortemente vincente. Noi diamo totalmente ragione a Laoconte, l'unico personaggio che si è reso conto effettivamente del pericolo del dono offerto dai greci. Povero Laoconte, penseremmo, l'unico che alla fine viene anche punito, perché lui e i suoi figli vengono uccisi da Poseidone. Io non posso raccontarvi la drammaticità di questo episodio, ma sicuramente l'avete ben presente se pensate al gruppo scultorio che rappresenta Laoconte, ucciso con i suoi figli. Ma Laoconte aveva ragione. Non ci si deve mai e poi mai fidare del proprio nemico, mai abbassare la guardia, perché ribadiamo ancora una volta, come potremmo fidarci di qualcuno che non conosciamo, di uno sconosciuto? Ripetiamo che il nemico è un qualcuno che abbiamo definito tale con la ragione, perché ci siamo basati sul male che ci ha procurato in passato. Per fare un esempio molto moderno, oserei dire, Churchill riesce a rendersi conto che mantenere la linea dura è la strategia vincente quando si tratta di Hitler e che non si deve mai abbassare la guardia. Io penso che Churchill avesse ragione, come penso molti voi lo stesso. Ancora, il nemico è colui che non ha i nostri stessi valori. E a questo punto vorrei presentarvi un'immagine tratta dall'Orlando Furioso. Chi è Orlando? Orlando è il paladino per eccellenza, la personificazione, possiamo dire, dell'etica cavalleresca, di tutti i valori cavallereschi. Ma Orlando viene affrontato da Cimosco, che invece è un nemico sleale, un nemico che propone inganni, propone tranelli, quale l'archibugio, l'arma da fuoco. Arma da fuoco che non era connaturata con l'etica cavalleresca. E proprio in quest'arma da fuoco io ci vedo la metafora del tranello, della furbizia del nemico che è sempre pronto a colpirci alle spalle in modo inaspettato. È lo stesso nel mondo classico, ma è lo stesso nella realtà. E vorrei concludere il nostro discorso proponendovi le parole che ha appunto pronunciato il presidente del Consiglio Conte.
non possiamo abbassare la guardia. Stiamo combattendo la sfida più importante degli ultimi decenni e per vincerla serve il contenuto responsabile di 60 milioni di italiani. Concludendo, dobbiamo proteggerci e per fare questo non bisogna mai abbassare la guardia. Grazie mille dell'attenzione. Grazie anche all'ultimo speaker che ha parlato 3 minuti e 4 secondi, quindi direi che va bene. Grazie mille a tutti gli oratori che sono stati qui oggi con noi. La professoressa Guglielmo propone di fare un piccolo applauso. Adesso penso che ci sia lo spazio per i giudici per poter parlare tra di loro in una stanza separata, ma sì, credo che mando subito i giudici nella loro stanza. A differenza dei concorrenti, loro per cortesia non abbiamo messo un tempo limite, quindi potete metterci ovviamente il tempo che ci vuole. Naturalmente vi raccomandiamo di esprimere il vostro giudizio nel tempo ovviamente più rapido possibile, anche se viene veramente da discutere e parlare moltissimo di queste cose. Mando subito i giudici nella loro stanza. Giudici che sono la professoressa Grazia Cerulli, Cinzia Gallotti e Mariella Navone, che sono state molto attente, si vedeva proprio che erano concentratissime, come sempre. Innanzitutto il verdetto non è all'unanimità e in ogni caso, proprio perché siamo tre, il verdetto esiste ed è a favore della squadra pro. Ma la cosa veramente particolare, poiché noi non ci siamo confrontati come i giudici di solito dovrebbero fare, no? Fanno la loro scheda secondo le loro posizioni e quindi solo successivamente abbiamo fatto i conti con il punteggio e incredibilmente il punteggio, pur essendo diverso nella sua articolazione, è pari, a testimonianza del fatto che sono due squadre entrambe valenti. E a cosa ancora più incredibile, nei conti che abbiamo fatto rispetto ai punteggi che abbiamo dato sugli oratori, emergono a pari merito 3 migliori oratori. Quindi diciamo che veramente non mi era mai successa una cosa del genere. Adesso non so se le squadre ci sono per la restituzione. Ma qui certo. Sì, ci sono. Certo. Ah, perché io non le vedo, si vede che non ho ancora... Devo attivare la galleria, ecco qua. Ah, perfetto, benissimo, perché prima vedevo solo la professoressa Berardi. Allora, quindi, sapete qual è la conclusione del dibattito? I tre migliori oratori sono a pari merito Sardo, Tarasca e List. Proviamo a vedere che cosa più o meno è successo. Secondo noi è stato appunto un dibattito estremamente interessante di fronte ad una mozione non semplice da svolgere. Io partirei con commentare quanto è stato fatto dalla squadra pro e chiedo ai giudici colleghi di intervenire laddove io magari non chiarissi qualche punto. Io direi che ciò che ha funzionato della squadra pro è stata una linea abbastanza chiara, tenuta tutto il tempo, con degli esempi che sono stati calibrati bene fra il passato e il presente. Forse, e questo va detto per entrambe le squadre, la forza argomentativa in alcuni casi è stata tenuta un po' sottotono rispetto ai numerosi esempi. A volte forse un esempio di meno, ma uno spendersi un po' di più nell'argomentazione avrebbe reso di più rispetto alla strategia. Inoltre, a volte non tutti gli interventi hanno avuto la stessa incisività. Nel caso dei pro, dal mio punto di vista, ma
ma non è il punto di vista di tutti i giudici, quindi in questo caso ad esempio il mio punto di vista, il terzo intervento poteva essere più incisivo, soprattutto nella parte della confutazione. I contro hanno avuto un grande merito, la forza di una linea argomentativa molto ambiziosa e interessante. Ovviamente questa scelta ha anche il rischio, un rischio di scadere un po' nella retorica ogni tanto, oppure di non risultare troppo incisivi rispetto a riportarsi alla mozione. Diciamo che quanto si intendeva fare si è chiarito man mano fra il secondo e il terzo oratore. Sto parlando della squadra contro, no? Quindi man mano si è chiarito il discorso, soprattutto perché si è puntato su quel mai che lasciava spazio all'interpretazione. Se si decideva che quello era il punto di forza, forse avrebbe pagato di più spiegarlo subito. Anche loro, naturalmente, esempi e citazioni ottime e interessanti. Non so, lascio la parola magari agli altri giudici se vogliono aggiungere qualcosa. Io mi limito solo a fare veramente i complimenti a tutte e due le squadre. Sì, io mi unisco a questi complimenti e anche per me è stata una sorpresa il risultato che è stato ottenuto, a dimostrazione del fatto che si è trattato di un dibattito di buon livello, anche interessante da seguire. E con delle, diciamo, da entrambe le parti degli sviluppi delle argomentazioni che erano anche abbastanza sfidanti. Sicuramente i contro hanno scelto una strada difficile, no, da praticare, però anche stimolante ed interessante. Quindi credo che possiate essere veramente soddisfatti del vostro lavoro e sinceramente vi incoraggiamo molto a continuare e a farvi promotori di questa attività, di questa iniziativa che sicuramente a voi ha portato e sta facendo molto bene e quindi potrebbe portare e fare bene anche ad altri, no? Quindi siate, diciamo, testimoni del vostro impegno e del vostro coinvolgimento e anche del piacere e della fatica che comunque fate nel portare avanti questo impegno. Vi leggo soltanto una cosa che non so se avete visto che c'è in chat, c'è qualcuno che chiede, mi scusi, dubbio mio, ma per definizione il miglior speaker non dovrebbe essere unico, spiegate questa cosa eventualmente dell'ex equo. Naturalmente migliore intende unico, certo, ma nel momento in cui i giudici sono tre, il miglior oratore è l'oratore che ha raggiunto il più alto numero del punteggio. E incredibilmente i tre oratori che hanno avuto il miglior punteggio hanno l'identico punteggio, pur distribuito in modo diverso fra i vari giudici. Cioè ogni giudice magari ha un miglior oratore, che è uno di questi tre, ma insieme i punteggi danno lo stesso punteggio. Quindi poiché il giudizio è collettivo della giuria, inevitabilmente i migliori oratori sono ex equo questi tre. Benissimo. Sì, io volevo salutare tutti, in particolare i dibattenti e le dibattenti. Io mi occupo in particolare del debate in lingua inglese, per cui vedo questi ragazzi delle ottime potenzialità e vi invito davvero a mettervi in contatto con me, perché ora questa condizione di isolamento però ha spalancato le porte a delle possibilità che prima non ci immaginavamo. Noi stiamo partecipando a dei tornei online internazionali che sono anche molto divertenti e molto, come si dice, sfidanti, per cui contattatemi pure se volete per avere un'altra idea del dibattito. Arrivederci. Grazie. Molte grazie. Allora non mi rimane che congratularmi ancora con la squadra del Cavour, con i Novi Oratoris, ma voglio congratularmi anche con i Borbottanti di Ivrea e naturalmente con i tre migliori oratori, Sardo, Tarasca e List, incredibilmente a pari merito. Alla squadra del Cavour giungerà poi la nostra convocazione per la finale di mercoledì pomeriggio,
con il link appunto e contro chi lo sapremo tra un poco. Ancora molte grazie a tutti e ci vediamo prossimamente sul prossimo link.